Che è successo al gioco? Ora mi laghi pure tu. Ah, è di. Oi. Mi senti? Ora. Così. Sì, ma era uno dei suoi giochi preferiti, me lo ricordo. Senti, si Uno, rivede il due, gioco in live? tre. Sì. Uno con quella faccia lì. Può Ma secondo te sono stato punito per aver ucciso troppi innocenti? essere, può essere. Mi era calibrato che se uccidi troppi innocenti il gioco crasha. Ma era il giorno dello sfogo, io ho tutto il diritto di sfogarmi. Sì, però quello è di notte. Beh, qui da noi è notte, nel gioco no, ma qui da noi è notte. Game. Ah, ok. L'abbiamo visto. Avete bisogno? Capito, Manu, se hai un bisogno, fallo per Ma te. non ho bisogno, ma non ho bisogni io. Non fai mai bisognini? Silenzio. A volte. Che c'è, che c'è? No, niente, sei tu che mi perturbi. Infatti, Tu mi hai detto Manu. silenzio. Manu, stai esagerando, un po' di rispetto per Marta, Non è. scusa. Io ti tratto sempre benissimo, una persona. Ma come ti permetti? Come la Infatti, pensi? come ti permetti di trattarla sempre bene? Ehi, il cagnolino che la stai a carezzare, lei è un essere umano, eh? È un tuo pari, se non un tuo superiore. No, superiore no. Tu sei il nuovo Ralfuccio. Bravo, Manu, No, che sto bravo, Manu. cazzo. No, Credevate no, no. che sarebbe stato bello? Non l'ho mai detto Vabbè, sta cosa, certo, ma che soprattutto vuoi? ad essere bello. Oh, Ralfuccio non Ale. è così. Proprio detto figo? Ecco cosa Ralfuccio Ale. sappiamo, Josh. Cyberdriver Vabbè, sarà ok. un A vero e Ralfuccio proprio piaceva essere blocco da un Ralfuccio. milione di A me, dollari. no, lo sai che Cambiare sono con quella padrone parola. dopo No, il non ci boss. penso nemmeno. Mi offendi. Perché la Gazzelli ha Luigi. lasciato insozzare il suo nome? Intendi cyberizzare? Continua No. pure. A me non sembra Luigi si divertente. credeva anche Non lui un voglio boss. mentire. Se quelle sono le scene che hanno scelto di inserire, Un beh, fat il boss. resto sarà una merda. E mi chiedo perché abbiano preso di mira il DedSec. Beh, Chicago è stata grossa. Vero. Comunque, tranquillo. Io e te percorreremo la via dell'informazione perché cybergiustizia sia fatta. Senti, Josh, io dico che ci divertiremo. E prometto di non dire più Pam. cyber. Ecco, adesso il Pam. cybermondo non sarà più lo stesso. No. Le pennette. Penna salmone. Vuole penna salmone. Non mi Vuoi. piace però il salmone. Allora vuoi un pen senza salmone? No. Come? Le pennette non ti piacciono? Ai, ai, sì. Allora vuoi il pen?
Beh. Mo chiediamo a qualcuno di tirarselo fuori e te lo dà il pene. No, dai buono. Chiediamo al nuovo arrivato che è entrato prima, dai. Ci pensa lui a darti il pen. No, ma tu dici... Teo. Sì. No. Teo HS. No. Ma fa manco. Beh, ricordiamoci... Ricordiamoci. Tu ti ricordi? Io sì, sei tu che ti dimentichi le cose. Mm. Sono arrivato. Ah sì? Questo gioco non puoi saltare, hai problemi. Vabbè, non avrai... Non avrai le mani. Ma le mani reali. Le mani, ed senza le mani. Hook Motion Picture Studios. Mm. Non è che salva in automatico. Però male. Qui non c'era il salvataggio manuale, vero? Quindi se qui si fotte l'automatico sono fregato. Sì. Dai, speriamo che succeda, così lo ricomincio da capo. Un gioco infinito. Se tu sei verso la fine di un gioco, no? Ti si fotte il salvataggio e devi rifare tutto da capo. Lo rifai per fare il boss finale oppure te lo guardi su YouTube? Lo guardo su YouTube perché non... Sì. Assolutamente, me frega niente. Pure se è il gioco più bello del mondo che aspettavi da tempo. E comunque, ora che ci penso, anche a me si era fottuto. Non ho capito, scusa. Bene. Ora che ci penso, anche a me si era fottuto il salvataggio in un gioco. Sì? Sì? Che gioco era? Era il Lay Noir. Però grazie a quello il manuale ti sei salvato. No. Come no? No, no, si era fottuto proprio quello manuale. Madonna. E come hai risolto? Non l'ho risolto, l'ho abbandonato. Quindi tu non hai mai potuto finirlo? L'ho finito su PS3 all'epoca. Lo stavo rigiocando su PC, ma su PC evidentemente no. Qualcosa non ha voluto. Su PC funziona bene. Però tanto l'avevo già giocato all'epoca, di che me ne frega. Era solo una soddisfazione di rigiocarlo. Avevo giocato per... vediamo... Attenzione! Ah, va bene, neanche tanto in realtà. Cosa? No, neanche tanto, voglio dire. Ho fatto tutto con le tre quattro. Sì? Solo che è il principio che conta, io salvataggio mi si fa. O quel tanto l'avevo già giocato, già. Tu che ne sai? Io lo so. Che è successo? Mi serve un riparo! Che cazzo fa? L'ha colpito? Ah, ora sì. State al riparo! Abbiamo un paio di quegli altri militarizzati. Mandate un altro paio di auto. Vai a dare un'occhiata! Attenzione, non tu non l'avevi comprato su... Santo, vero? L'ho visto da questa parte, controllate! Una cosa? Watch Dogs 2. Un attimo. No, no, era scontato su Steam. Ah, infatti. Perché? No, perché appunto ce l'hai su Steam. Santo, vendo. Su Instant non c'è la versione di Steam, se non sbaglio. Eh no, c'è solo quella di Uplay. È quella che ho io. Certo che qua c'è un po' di movimento, Lì, che cosa? Oh! No! Cazzo!
hanno ammazzato? Sì. Eh sì. Avrei dovuto coprirmi e rimettere, mi metteva la mira assistita. Sei morto come uno stronzo. Buono, no? Bene, ci sono. Ehi, c'è un intruso qui! Pattuglia, c'è un possibile bersaglio o dei bersagli vicino alla vostra posizione. Quanti ne sono rimasti? Penso un tot. Qualcuno spara. Ma va? Non me ne ero proprio. No, cazzo! Di nuovo. L'avevo visto là dietro. Ah, un danno ammazzato. Un attimo. Granata. Servono rinforzi! Ora! Ok, vediamo adesso se è rimasto qualcuno. No, sembra tutto calmo. Qualcuno qua, mi sa. Ah, ci siamo. Wow. Email non troppo segrete. Eccomi qua. È già finito, è durata molto. Bentornato. No, non mi apre Steam, devo capire qual è il problema. Per perché non mi si apre Steam. Oggi Steam aveva problemi, eh. Ah, sì? Però adesso non li ha. Adesso funziona tutto. Non lo so. No, oggi per più di due ore è stato dei problemi. Marta, che era Steam e sblocchi, no? Così riesci a di nuovo usarlo. Faglielo tu, no? Visto che stai. Ma io già sto facendo robe qui, è pieno di stronzi. Ma a parte che io ho spinto il PC adesso. Ma domani in caso provare a Ma magari si sblocca domani. Infatti, magari si sblocca, vai tranquilla. Magari si sblocca. Ah no, perché volevo entrare un attimo su GTA. Io chiudo. Attenzione, segnalato un bersaglio precedentemente identificato. Oh, mi saprei dire. Ma che succede? No, niente, c'è uno stronzo che non vuole addormentarsi. Mi dirai dove sei arrivato. In caso, dato che io comunque un po' me lo ricordo il gioco. In caso mi chiedi, perché io mi ricordo un po'. Sì, ma tanto se è un potenziamento me lo sbloccherò quello per i soldi, non è un problema. Va bene. Lanciare. No, a te. Sì, tanto si sa, con tutte robe da sbloccare. Altri? Ma sono infiniti?
Porta elettrica, anche era per aprire e chiudere. Ah, c'è una telecamera lì. Abbiamo ci servono quegli hacker dalla nostra parte. Beh, si può sapere che cosa sto leggendo, Gary? Questo copione è una merda. Defragato? Che cosa vuol dire? Esiste? Come si pronuncia? Abbandona l'area. Ci sono! Abbiamo l'intero copione di Cyberdriver. Sai dove è l'auto? Non credo sia qui. La troveremo. Sto uscendo ora. Devo fottere anche l'auto. Abbandona l'area. Ehi gente, ho trovato un'email che dice che l'auto è stata appena consegnata, ma non dice né dove né quando. È un inizio. Credo di avere un piano B. Missione completata. I follower aumentano. Punti di ricerca ottenuti più 4. Marcus, ho il contatto di un paparazzo che sa dov'è l'auto. Ti sta aspettando. Gli daremo quello che vuole da quel mucchio di mail. Sono contenta di questo. Bene. Hai il contatto di un paparazzo. C'è qualcuno che non conosci? Lo sai, io conosco tutti. Ok, ho 4 punti, ora vediamo di metterli, va. Capacità di hacking. Allora. Mentre puoi esplorare il mondo per ottenere punti di ricerca. Come vedo a cosa servono le cose? Perché qui non c'è niente. Dico, non c'è una descrizione di quello che sto potenziando. No, in effetti no. Ma perché forse non sono queste. Queste sono le botnet. Ero nella sezione potenza e capacità di hacking. Fammi vedere le altre. Allora, fammi vedere tutte. Cioè, maestria gadget. Exploit. Motter, cosa c'è? Fammi vedere. Ingegneria sociale, hack veicoli. Ah, forse ingegneria. Controllo sociale. Remoto. Che dicevi? Modder? Fammele vedere tutte, se ti fa vedere. Ingegneria sociale. Crea difensivo. Profile migliorato. Allerta sospetto individui. Allerta crimine ricercato. Attacco con banda. Pestaggio. Guerra tra bande. Perché devi comunque leggertelo le cose. Aspetta, forse l'ho trovato. Segnala automaticamente i profili delle persone con ingenti somme di denaro. Ecco, nel... questo devi fare. Questo qua. E questo? Sì. Quindi questo serve per fottere i soldi. E questo qua, eh?
Dovrebbe essere questo, sì. Allora, prima devo sbloccare quello base, perché c'è un percorso da fare. Allora, Certo. blocchiamo questo base. Ok, poi col prossimo lo diamo a quello. Ah, ma la lista della musica può aggiornarsi, vedo. Devo Sì, registrare, la certo, trovo dentro. tutto quello che ascolti con Shazam Sì, questa specie di Shazam prende, assimila. ti finisce nella libreria. Allora, vediamo un po' la missione. Che ho fatto spazio sul telefono. Incontra il paparazzo. Paparazzi, Allora, facciamo il trasporto rapido, che il paparazzo è lì. Questa è una battona. Ehi, lo so che non puoi resistere. Potrei. Guarda cosa sta succedendo a livello federale. Italia e l'educazione degli ultimi 30-40 anni hanno cresciuto un Olè, bella botta di minchia, l'abbiamo fatta volare. Oh Cristo, non farlo, ti prego. Lo stiamo inseguendo, non ci sta. Ci segnalano un sospetto della vostra zona. Ecco. Il sospetto ora è a piedi. E vai, sono morto. Minchia, sono di più veloci stavolta, eh. Forse era meglio se scappavi. La prima me l'è andata meglio con gli sbirri. Sono capitati due più in gamba, forse. Vabbè, andiamo al paparazzo, va. Senti, ma che tu sappia, il gioco di One Punch Man esce anche per PC? Credo di sì. Eh beh sì, in generale i giochi Bandai Namco escono praticamente tutti per PC. Devo andare lì su. Ehi, che cazzo è? Invasione Hacker, ma che cazzo sei? Ti sta rubando i dati. Ah, Scopri chi sì. è prima che completi il trasferimento. Cerca qualcuno che si comporta in Ti modo sta strano. rubando i dati. Interveniamo, va. Esci dalla sezione online. Presto, i soccorsi! Ha investito qualcuno! Che stavo tranquillo, vedo sta macchina che si schianta sul muro, dico, ma che cazzo? Dio, è terribile! Evento invasione hacker fallito. Salire lì sopra, vediamo se c'è qualche entrata. Va bene.
qualcosa che non quadra. Il simbolo è lì sopra. Wow, state bene? Non è. Ah, forse ho trovato il punto. Ah, ecco qua. Se vuoi sapere di quell'auto speciale, dovrai darmi qualcosa in cambio. Come Jimmy Siska e la popstar Nelly Shire? Ci danno dentro. Lo sapevo. Bene, ok. Adesso si ragiona. Come fatto? Fico. Fichissimo. C'è della pornografia. Va bene, ti mando i dati GPS dell'auto. Ruba il veicolo. Ah, l'abbiamo sbloccato, perfetto. Ci buttiamo, Massi, dai. Facciamo sta missione e poi ci fermiamo per oggi, va? Sì. Troppa illegalità fa male alla salute. C'è uno che ruba. No! Che cazzo fate? Mi investite? Iacchi! Non si tratta così un hacker. Un po' di rispetto per il hacker. Resta dove sei! Abbiamo un intruso! E io ero dietro un cespuglio! Stavo soltanto guardando un cespuglio! Levati dal cazzo! Comunista! Ma perché sta tizia non si levava dalle palle? Hai visto quella stronza? Sì. Se la rivedo la faccio fuori. È giusto. Cazzo, stanno sparando, te ne stai lì accovacciata come una scema. Starà cagando. A me mi colpiscono, a lei no, poi.
bella protezione, eh. Trovare un modo per fotterli a questi. Sì, certo. C'è Ted. Hai visto? Basta la vista, Ted. Capire come fotterli a questi. Ah, abbiamo trovato il modo. Ok, sistemati. Sì, ce n'è un altro. Dentro, io ci clicco, non succede un cazzo. Obiettivo completato? Ah, ok, alleluia. Termina la volta che ci ho premuto. Fico, andiamo! A tutte le unità, inseguiamo un veicolo rubato dagli studios. 6.000 inseguitori, ok. Una mano. Mi serve velocità. Questa parte è figa, cazzo. Che sembra veramente la macchina di supercar. Sei autorizzato a guidare quest'auto. Bene, sospirati allora sicuramente. Solo, cazzo. Branch, hai sentito? Quest'auto parla. Con chi mi hanno colpito? È stata inviata una volante per cercare il sospetto.
è troppo scura per i miei sensori. Cosa? Cazzo, sono nero e fiero. Devi ricalibrare i tuoi sensori. Non ho riferimenti per nero. No, ovviamente no. Un po' di razzismo, bello, mi piace. Tenete sempre mani e piedi nell'occhio del ciclone. Dove stanno i tombini? Attento alle budella, devo. Dai, tombini. Insieme faremo faville in città. Ehi, quella non era una battuta del film? Branch, stai ascoltando? Sono una smart car infarcita di nitro. No, manca un tombino sto trovando. Cosa? Vuoi dirmi che l'auto ha citato il film? Sì! Ma questo... è così meta! Servono i tombini, cazzo! Che non ne appare manco uno? Se vai contro il Pullman... chi canta, perché... Per top. Trovo solo semafori, ma che lo fanno apposta? Ah, un tombino finalmente. Ricevuto. A posto. Io sono Devon von Devon e sono... Tu non sei Devon. Devon von Devon è bello ed è moro. E tu non lo sei. Oh, andiamo. Di sicuro sono molto più moro io di qualsiasi von Devon. Ehi, la Silicon Valley non assume neri? Alla Galilei pensano sempre a tutto. Forse non proprio a tutto. Macchina leggermente rovinata. Se ti regalano una macchina ridotta così sei contento? No, ma in ogni caso... Te la rivendi, no? Sì. Se trovi qualcuno che se la compra una casa così. Non si vede più niente. Come, non lo vedi il gioco? Cazzo, adesso sì, prima vedevo me. Quest'auto è davvero incredibile. Complimenti alla Galilei che ha pioppato questo catorcio agli studios. Catorcio? Ma hai sentito? No. Non sono solo comando. La macchina è tornata come nuova. Cioè, va bene, ha bisogno di una bella... ripassata, ma dà risposte coerenti. Lo sai quanto ci hanno dovuto lavorare sopra? La Galilei parlava di apprendimento per la sonda su Marte, ma... cazzo, non credevo che fosse già così avanzata. Cosa... no, dai. Cazzo, lo sapevo! Non approvo il tuo stile di guida, Marcus. Non sei all'altezza di Devon von Devon. Mi sembrava che se la tirasse un po' troppo... Hai capito?
Non sono all'altezza di Devon von Devon. No, ma hai capito cosa è successo? In che senso? Non era la macchina che parlava, era il tizio mascherato. L'auto è progettata per guidarsi da sola, ma qui non c'è niente e non è calibrata. Ha potenziale, ma entra dentro l'ecosistema vocale della macchina. Visto? Sì. Cos'è che ti dico sempre? Che bravo. Pensa positivo. Era lui. Stupida. Infatti è qui che ti volevo. Io lo sapevo perché me la ricordo questa cosa, che era lo stronzo che parlava. Pensi di poter fissare? Cosa ti ricordi di questo gioco? No, si può fare. Ecco perché c'era, macchina, ecco perché c'era quel razzismo. Era non lui. Era la macchina ad essere razzista. Culo. Ah, c'ho i soldi. Andiamo a comprarci la borsetta che volevo prendermi prima. Così chiudiamo in bellezza. Eh sì, eh. Che poi ho visto che su Amazon. Su Amazon? La vendono anche la borsa uguale. Era questo? Street Flex? Cioè, vendono la borsa proprio del gioco? Sì. Poi c'è scritto che di Watch Dogs 2 è una buffa coincidenza? No, c'è scritto che è del 2. Proprio... una copia. Te la prendi? No. Come, tu te la vuoi riprendere una borsa tipo questa? Sì. Costa troppo, eh? Mi pare... di averla vista in... no, non c'è più. Però non c'è proprio più. Come l'hai vista adesso? Come fa a non esserci più? No, l'avevo vista quando avevo... Sì? Sì, sì. Ehi, fai attenzione! Che cazzo di rumore? Ah, vediamo se posso sbloccare la cosa per i soldi, va. Senti, devo proprio... All'epoca che c'era... (coughs) Ed era un qua. No, non direi. Ah no, non posso. Vabbè. Senti, ma ha salvato già tutto in automatico? Non devo fare niente? Ok. Vabbè, impostiamo la prossima missione. Da quello che mi ricordo. Poi vai a vedere nel caso, ma... no, non mi pare di vedere niente. Forse nel... Tu hai dati chiave all'embardero 7. Che soave. Ok, mi sono impostato. Vabbè, allora abbiamo avuto questa cena di Watch Dogs 2. Come ti sembra, Mano, questo gioco? Questo Watch Dogs 2? A me, ma io l'ho già giocato, Vabbè. Puoi sempre dirlo come ti è sembrato, no? Come è piaciuto? Bello, bello. Certo. Rispetto al primo l'hai trovato migliorarsi? Sì. La guida è... La guida? È assolutamente migliorata. Sì, eh? Mio, che culo! Sì, è vero. L'ho notato anche io. Vabbè, allora riprenderemo domani con calma. Quindi salutiamo, Manu, a te l'onore. Fanculo, stronzo. Esatto, alla prossima, luridi bastardi!